Allora, se ricordate, quando parlammo di misure di resistenza, dicemmo che in generale ritenevamo misure di resistenza di ordine elevato, misure di resistenza di valore maggiore di un euro, ma poi dicemmo anche che più del valore importano i fattori parassiti con cui dobbiamo avere a che fare. Ed in particolare, quando le resistenze crescono, succede che non posso più immaginare che l'aria esterna al mio resistore sia un isolante perfetto. Questo non avviene mai, cioè l'aria non è mai un isolante perfetto. Però che succede? Che queste resistenze in parallelo, se sono in parallelo a resistenze di valore piccolo, medio, o comunque se devo fare la misura non particolarmente accurata, posso sicuramente trascurarle. Nel caso in cui invece questa resistenza ha un valore elevato, ma elevato che dico, attenzione, qua sto parlando di misure del valore di resistenza di oggetti che normalmente non dovrebbero condurre. Cioè io devo fare ad esempio la misura della resistenza che viene offerta dagli isolanti. Cioè, quando io ho un isolante, un pezzo di gomma, un pavimento di una camera operatoria, sono dei materiali che sono isolanti, ma mica posso dare per scontato che la loro resistenza valga infinito. Devo misurare quanto vale. Allora è ovvio che quando devo vedere quanto vale la resistenza di un oggetto che non dovrebbe condurre, è anche l'aria. L'aria conduce molto meglio di come non conduce l'isolante, altrimenti l'isolante non lo utilizza. Allora, per tali tipi di resistori, la tecnica di misura utilizzata è sostanzialmente una tecnica molto amperometrica, che però ha delle caratteristiche particolari. Allora, alimento sicuramente in continua, metto un amperometro. Per ricordarci con che cosa abbiamo a che fare, indico nanoamperometro, cioè sono circuiti in cui passeranno correnti estremamente piccole. E poi sicuramente metto un volmetro. Non ho dubbi a mettere il volmetro a valle dell'amperometro, perché, scusate. Secondo voi, il volmetro lo devo mettere a monte o a valle dell'amperometro? Monte o valle, ragazzi? Questa resistenza RX è una resistenza di valore molto elevato. Sto facendo. Ditemi. A monte, professore, perché la resistenza discente è molto piccola rispetto Scusami, mi sono perso se hai detto a monte o a valle. a monte. A monte, ok. Perché? Perché ovviamente la resistenza interna del volmetro è più piccola addirittura della resistenza RX. Qua stiamo parlando di resistenze, la resistenza di un isolante, la resistenza dell'ordine di 10 alla 10, 10 alla 11 ohm. Quindi addirittura succederebbe che tutta la corrente fluirebbe nel volmetro anziché nella resistenza. Allora mi devo mettere a monte. Queste tensioni sono tensioni molto elevate, faccio tensioni generalmente con tensioni maggiori di 500 volt. Quindi è un circuito un poco particolare rispetto a quelli che abbiamo visto. Allora, una cosa che devo sicuramente fare, poiché ci sono questi collegamenti con il mondo esterno, quando ho problemi di collegamento col mondo esterno, lo vedremo anche nelle misure di impedenza. Una cosa che devo sicuramente fare è schermare il circuito. Perché? Perché non voglio che l'esterno sia un esterno qualunque. Io voglio che l'esterno sia un esterno che io conosco. Quindi non posso far sì, perché se non metto uno schermo, io poi mi avvicino, mi allontano.
si tratta di accoppiamenti con corpi esterni la cui distanza non è valutabile, è meglio avere una distanza di riferimento. Però se ho messo un conduttore più vicino, addirittura potrei avere che il collegamento fra questi due punti, disegniamo così la mia conduttanza parassita, è addirittura aumentato. Allora, come devo fare in maniera tale che questo collegamento con l'esterno non veda passaggio di corrente? Allora, fra due corpi, fra due strutture a potenziale diverso, collegate da un'impedenza, per non far passare corrente, come posso fare a non far passare corrente? O non dovrei avere questo collegamento, ma abbiamo detto che questo collegamento in qualche modo ci sta. L'unica cosa è far sì che questa differenza di potenziale sia zero. Quindi, come faccio a farlo diventare zero? Collego lo schermo al potenziale a monte del nanoamperometro, al potenziale dell'alimentazione. Quindi vedete, tutto questo schermo è tutto circa 500 volt. Questo filo è praticamente a 500 volt, la caduta di tensione sul nanoamperometro è minima, e quindi questa conduttanza parassita continua a esistere, ma non passa corrente. Ok? Quindi non è che cancello la conduttanza parassita, faccio sì che non mi dia fastidio. Quello che abbiamo già detto altre volte sul modo con cui gestisco le conduttanze parassite. Poi, attenzione, poi ci mettete un bello schermo qua esterno che mettete a potenziale di massa, perché se no 500 volt vicino ai grossi strumenti, se ci mettete le mani, ci potete restare. Una altra piccola considerazione volevo fare con voi su questo circuito. Abbiamo detto che questo è un oggetto che normalmente non vorrebbe essere attraversato la corrente. Immaginate l'isolante di un cavo. L'isolante di un cavo, la resistenza che sto cercando di misurare non è la resistenza longitudinale, è la resistenza offerta dall'isolante. Ok? Immaginate, qua c'è uno schermo, questo è l'isolante, voglio misurare questa resistenza. Cosa succede quando io do tensione a questo circuito? Vediamo un attimo qual è il circuito equivalente elettrico. Vedete, questo oggetto, questo cavo a cui sto applicando tensione tra questo interno e l'esterno, e questo è un condensatore cilindrico di cui sto misurando la resistenza di isolamento del dielettrico. Vuol dire che in realtà il circuito con cui ho a che fare è un circuito fatto così. Allora, qui ho resistenza e induttanza del collegamento, sì, un po' dell'amperometro. Qui ho un condensatore che all'inizio è scarico, quindi all'inizio, se questo è scarico, questa resistenza è come se non ci fosse, è cortocircuitata. Quindi nell'istante iniziale, l'unica cosa che mi limita la corrente è la resistenza interna della mia alimentazione. Voi avete un alimentatore di 500 volt, non è in grado di fornirvi una potenza infinita. Succede che se andate a fare l'andamento della corrente nel tempo, l'andamento della corrente è di questo tipo, ma dove il mio disegno è fortemente fuori scala, perché questa corrente qui sotto
abbiamo detto che è dell'ordine di 10 a meno 9 ampere. E all'inizio 500 volt limitate dalla impedenza d'ingresso possono essere anche se fossero milliampere, sarebbero 10 alla 6 volte maggiore di questo. Quindi diciamo che all'inizio, quando voi chiudete questo circuito, questo nanoamperometro lo dovete tenere cortocircuitato, altrimenti lo sfondate. Quindi diciamo è una misura che vi viene descritta generalmente dalle norme, perché sono generalmente misure di caratterizzazione di oggetti, quindi dove avete qualcuno che costruisce e deve vendere, quindi ho un costruttore di cavi, un costruttore di materiale isolante, o un costruttore di altri apparati che deve vendere a chi deve comprare, quindi tra le prove che deve effettuare per caratterizzare il suo dispositivo ci sono prove di questo tipo. Se la caduta di potenziale vi dava precisioni 10 a meno 4, 10 a meno 5, una misura di questo tipo, una misura 10%, cioè il vostro interesse non è di fare una misura accurata di questa resistenza, di capire se è una resistenza che vale 10 a meno 10 ohm, 10 a meno 9, 10 a meno 8. Okay? Quindi è una misura di tipo macroscopico. Vi rubo gli ultimissimi minuti di oggi per un'ultima misura di resistenza che vi racconto solo più per cultura che perché mai possa essere oggetto d'esame. Non scappate tutti a questo. Dicevo, come da un punto di vista di cultura e di sopravvivenza è importante. E la resistenza di terra. Cosa si intende per resistenza di terra? Stiamo affrontando il tema della sicurezza degli impianti, quindi è una cosa che riguarda la vostra vita, le vostre case, le vostre abitazioni, piuttosto che a casa vostra come viene effettuata la protezione del vostro impianto. Voi avete a casa vostra, immaginiamo, la lavatrice. La lavatrice è alimentata dalla 220 e avete generalmente due tipi di interruttori. Un interruttore magnetotermico, che si accorge dei cortocircuiti, quindi scatta se la corrente supera un certo valore. E poi avete il differenziale. Il differenziale che fa? Misura la corrente che entra, misura la corrente che esce. Se c'è una differenza tra la corrente che entra e la corrente che esce, una dispersione, tanto è vero che mentre il magnetotermico sente correnti di cortocircuito, quindi correnti di ampere, questa sente il differenziale 10 mA, 30 mA a seconda dei vari differenziali. Perché può esserci una differenza? Perché ad esempio questo sistema era 220, questo sistema era 0, si perde isolamento. Ok? Quindi la carcassa della vostra lavatrice va a 220. Allora, se la carcassa della vostra lavatrice va a 220 e questa carcassa non la collegate a niente, non avete dispersione. Quando è che avviene la dispersione? Quando arrivate voi e ci mettete le mani. Ci mettete le mani e ci restate. Allora, cosa si fa negli impianti, sia ospedale, università, case? Tutte le cose che dovrebbero essere a zero e potrebbero non trovarsi a zero per un malfunzionamento vengono collegate all'impianto di terra. Questo collegamento è un collegamento che comunque ha una sua resistenza, non è un valore nullo. Perché è importante l'impianto di terra nelle civili abitazioni e negli impianti? Perché? Perché a questo punto, al momento in cui c'è la perdita di isolamento, ho una dispersione. Questa dispersione viene segnalata e scatta il differenziale. Dite voi, ma se mentre questo va in tensione, l'omino stava attaccato,
l'omino ci destana. Se uno poi è molto molto sfortunato, noi non è che possiamo fare tutto. Però nel caso in cui noi non eravamo a contatto, basta pochi millisecondi che il differenziale scatta. Questa resistenza deve essere di valore sufficientemente basso. Sono resistenze dell'ordine dell'ohm, anche decimi di ohm possibilmente. Perché? Perché in qualche modo, se passa anche una corrente, comunque io qui non ho una tensione troppo elevata. Devo misurarle. Per questi strumenti si utilizzano strumenti dedicati, quindi non è una resistenza di basso valore, non è una resistenza di valore medio, non si usano ponti, non si usano, si usano tecniche particolari. Eventualmente, se ci abbiamo tempo, ci ritorneremo quando faremo strumentazione elettromeccanica, perché si usa generalmente un oggetto che prende il nome di terraometro, proprio perché misura la resistenza di terra, e che serve per fare la verifica degli impianti. Quindi, diciamo, pur essendo una resistenza di un valore opportuno, non si affronta con gli stessi metodi che vengono utilizzati di cui abbiamo parlato. Vabbè, e questo solo per dire che quando avete una casa, verificate che ci sia un buon impianto di terra, collegate tutti i giallo-verdi del vostro impianto a questo impianto di dispersione. Ok, con oggi abbiamo finito. Interrompo la registrazione. Io...